Oh, ciao a tutti, amanti dell'ambiente e del clima. Allora, questo è un video dimostrativo della condizione climatica di oggi, del cambiamento climatico che sta avvenendo. E intanto io me la giro in macchina, giustamente, per combattere, no? Allora, è circa mezzogiorno ed è il... Dovrebbe essere il 10 febbraio, se non sbaglio, o l'11, forse il 12, vabbè, comunque. I primi di febbraio, gennaio è appena passato, no? Quindi il mese più freddo in assoluto, gennaio, è appena passato da poco. Eppure, vabbè, io c'ho sul giubbotto, no? Ma fa caldo davvero. Cioè, fa caldo, io ho caldo, non sto sudando, ma con sul giubbotto, c'ho il finestrino giù della macchina e fa caldo. Quindi, senza dubbio, la temperatura si sta continuando a surriscaldare. Voi immaginatevi questa temperatura anche quando il cielo è coperto, sopra le nuvole, no? Cioè, quando è inverno, sopra le nuvole, immaginatevi questa temperatura costante, no? Adesso forse si spiega come mai cominciano ad esserci anche delle forti perturbazioni anche d'inverno, per via di questa temperatura così... estrema anche al di sopra delle nuvole quando è inverno. Quindi per cui c'è un accumulo di energia che poi si sfoga comunque in temporali anche invernali. E niente, era un video testimonianza. Non è un video di critica, è solo di testimonianza. A me non mi interessa, per me si può anche continuare a sfruttare l'energia del pianeta, non è una critica, io sono il primo che mi muovo in macchina, quindi è solo un'opinione, non un'opinione, un video documentario, ecco, un documento che constata il surriscaldamento del pianeta senza bisogno di andare a guardare lo scioglimento dei poli, ecco, tutto qua. Ciao, un saluto e buon proseguimento di qualsiasi cosa voi stavate facendo. Ciao!